can't believe it. It's like chicken. The chicken's jumped onto the phone and started this live session. So cool. Well, you can't see where the chicken is, but he's just up. Perhaps you could hear. E la gallina ha fatto partire questa diretta oggi. Saltato su e sono qua dietro. E va bene. Sì, volevo iniziare così. Di gallina. Ok, so yeah, I'll put this up again. Lo rimetto su. Ecco. Buongiorno, good morning, hello everybody. Allora, la sessione di oggi la dedichiamo all'autunno. So let's dedicate this session today to autumn. And so yeah, letting parts of us that we don't need anymore drop away, permettendo le parti di noi che non servono più di cadere giù. E questa, vediamo come farlo. Questa non deve essere un processo pensante, potrebbe essere anche, potrebbe essere scrivere, poi bruciare o non lo so, scrivere, comunque tirare fuori, però cerchiamo di renderlo fisico, che lasciamo delle cose nel corpo. So this process of letting things go goes is a physical one. So we could also write down things to get them out of our heads, to let go of them, of course. But if we think of everything being written in our bodies, then we can undo things in the bodies. Se pensiamo che tutto è scritto nel corpo, tutte le impressioni, memorie, allora possiamo lasciare di questo. Quindi sarà tutto un processo oggi. Sentiamo bene i piedi per terra. So feeling our feet really rooted in the ground. And feeling this, look, you see? I thought I was sitting up straight, but I had another couple of centimeters in there, you see? Cioè, pensavo di stare lungo con la colonna, però allungando dietro, cioè non allungando così, se non fa così, no? Allungando dietro, guadagno qualche centimetro. Allungando lascio le spalle giù, ecco già le foglie iniziano a cadere, ecco le spalle, zac, zac. Profonda. Tutto diventano foglie che cadono oggi, so everything's gonna come leaves that fall, so this, even this, so. And leaves that are falling, foglie che cadono qui, le mani. Insieme al respiro, ancora. Svuotare, svuotare, emptying, emptying. So just close your eyes a moment, chiudiamo gli occhi un secondo e sentire come tutte le foglie che sono lì ancora attaccati, che vogliono lasciare il corpo. So just close your eyes a moment and feel all the leaves that are ready to drop now. Forse se sensazioni fisiche, they could be physical sensations of tensions, or they could just be thoughts, potrebbero essere dei pensieri, comunque se, che siamo pronti per lasciare. Un albero cosa fa? Prende tutto il buono delle foglie, tutta la linfa, e lascia andare giù il resto, no? Cioè, queste foglie qui poi tac, cascano, no? Così. Sac. So the leaves. So this is what we're also interested in not just letting go of stuff, particularly, but taking the good from it and then letting it go. Quindi estraiamo
rifacciamo tornare l'essenza a noi e lasciamo cadere tutto il superfluo. È questa. Va bene, lavoriamo un po'. Quindi andiamo su con le mani in alto. So hands in the air, stretching up into the sky. Already this feeling that when we're going up, as we're reaching up, you know, we're lightening, we're becoming lighter, things are dropping off us. Come andiamo su, stiamo alleggerendo, quindi ci sono delle cose che cascono via. Più leggeri, più leggeri. Ok. You know, and especially like this, you know, when we've got a bit of a hunchback here. This is all full of weight, you know, we have to lighten this whole thing, so we will also work here today. Quando abbiamo un po' la schiena così, troppo, è pieno di idea questo coso qua, quindi la alleggeriamo oggi, anche quello lì. Quindi ancora, questo già alleggerisce la gobba un po', ma cerchiamo anche di aprire, quindi la facciamo questo way, anche aprendo un po' di più nelle spalle. So opening the shoulders to release. Lots of dead leaves, dried leaves in our hunchback here. Ah, that's good. Fingers, crossing fingers, and up. And twisting slightly. Facciamo piccole torsioni con le mani su. Ecco. E leaves, down, le foglie cadono. Aprire. Cool. Turning the hands, giriamo le mani. Lunghi, lunghi. Ok. Piccolo scuotere un po' così. Shaking a little bit. One arm up. The other hand down like this. And this goes up, 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 up. Questo sale, 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 senza che viene un crampo, però sale qua, sale qua. Questa mano così. Okay. Shake our arm a little bit. Scuotiamo il braccio un pochettino. Ecco. Così il braccio riprende l'essenza delle foglie e lascia tutto quello che non serve. So the arm is absorbing all the goodness of the leaves and at the same time letting everything else go. So you see it's really, really soft. The other one. So we're absorbing all the goodness from the leaves and letting the rest of the leaves just drop. That's it.
Feel how the heart absorbing all the energy from the leaves, and we're letting the leaves drop. Okay, cool. Let's do the same thing with our feet. So we're letting all the energy from the leaves come back into the leg. Permettiamo tutte le energie delle foglie di entrare nelle gambe e lasciamo quelle che non serve. And letting go of what we don't need. This is a bit of a strange way, poetic way of working. Questo è un modo un po' particolare, un po' poetico di lavorare, però si sente nel corpo. Si sente. Tiriamo dentro le energie delle foglie e lasciamo le foglie cadere. So we're bringing in the energy from the leaves and we're letting the leaves drop off. good. So we're starting to get in there into this work now. So now we're just going to do this movement with the back. Perhaps I'll show you sideways. Forse la faccio vedere questa di lato. Vado avanti e rotolo su e poco, pochissimo indietro. So I go forward and then I roll up from really low down here. And that when I'm down, let go. Quando sono giù, rilascio. Morbido. Ogni volta togliendo sempre più lavoro, più sforzo. Metto le mani sulle ginocchia per aiutarmi. So I put my hands on my knees to help me. And every time, softer and smoother. I don't have to go all the way down. Non devo andare tutto giù se non me la sento. Anche qua. Anche poco. Questo tutto per la colonna è una meraviglia. So for the spine, this is really good movement. Okay, so how to do this? So now, so we're absorbing all the goodness of the leaves, and then we're letting the leaves go. Let's do this. I'm coming back again. So we're absorbing all the energy from the leaves from the feet. I know it's on the floor, but poetic, okay? So absorbiamo l'energia delle foglie dalla terra fino a qui e lasciamo, ecco giù, lascia e riassorbiamo l'energia delle foglie su e andiamo giù. Mani sulle ginocchia, hands on the knees. So again we're raising the energy of the leaves up through the body and then we're letting them go again. Okay, so now we're going to stay down. Rimaniamo giù. Testa penzolone, so the head is very loose. Immaginiamo che facciamo, scrolliamo e lasciamo cadere tutte le foglie. So now we're just going to let go of all the leaves. Ok, very gently coming back up again, piano piano torniamo su. Pausa. Che la testa forse gira un po', the head we might get a little bit dizzy. But feeling how we're already much lighter. Sentire come stiamo piano piano diventando più leggeri. And again. Okay, just hold the position and breathe. Teniamo la posizione e respiriamo.
And the other side. L'altro lato. Sentire gli effetti fino adesso, so going inside and feeling the effects, feeling how, let the shoulders relax, permettiamo le spalle di rilassarsi, ritroviamo un certo assetto, so finding a new alignment. Good? Great! Bene, andiamo avanti. Prima di alzarci in piedi facciamo un esercizio di respirazione molto buono, per questo anche. Faccio un piccolo foro con le labbra, un piccolo cerchietto. So I make a, I'm going to do a simple breathing exercise just to let go of some more stuff before we stand up. Make a tiny hole with the mouth and we breathe in, inspiriamo. E espiriamo un filo dorato lungo. So breathing out a golden thread breath here. Costante, lungo. E lento, so it's constant, it's long, and it's far. The breath is long. So another time with the hand. And this helps us to see. La mano ci aiuta a visualizzare questa. Ancora con la mano, another time with the hand. Qualche volta, senza braccio, sempre con questa idea di respiro lungo, il filo dorato. So without the hand now to guide us, we're just going a few times this breath that's long and constant and goes far. Ancora due volte, two times. This is emptying, eh? Sentite, sentiamo che ci sta svuotando questa respirazione. Molto ve la consiglio. Allora, facciamo una passeggiata attorno alla sedia, ma molto consapevole e molto lento oggi. So we're gonna have a very slow and aware walk around the chair today.
you might feel a bit wobbly, forse vi sentite un po', come dire, non proprio fermi, stabili sulle gambe. Facciamo una piccola pausa, rifacciamo il giro lento, concentrandoci ancora di più sul radicamento. So we're going to do another round, because sometimes we feel a bit wobbly, not so solid on our legs. And slow steps is a good way to see how our balance is, okay? So let's just go for another walk around the chair. Facciamo ancora. Poggiando bene il tallone, poi tutto il piede, così. So we're putting the heel down first, and then the whole of the foot follows, okay? This is down, and this is up. And the shoulders relaxed. Rilassiamo le spalle, che tendiamo, quando concentriamo, di tirare su le spalle. So when we concentrate, we tend to raise our shoulders. Change direction, cambia direzione, sguardo orizzontale, so we're looking ahead of us, and there's also, it's a psychological effect, this looking ahead, it's very healing. Quando guardiamo giù, vabbè, adesso I'll explain this in a second, this thing. Okay. Che quando guardiamo orizzontalmente siamo quando guardo giù mi porta un po' più alla depressione, quando lo sguardo giù, quando lo sguardo in su è un'altra cosa, eh? Orizzontale, lo sguardo orizzontale, so we're looking straight ahead. When we start to look down, even when we're walking, we start to feel a bit more depressed. When we look up, let's try this out, facciamo la prova. Facciamo un giro guardando giù, un giro che guardi a terra, camminando normali, e c'è una sensazione, uno dritto avanti, so we're walking ahead, how does this feel already? Yeah, this is already different, and how is it, è come quando guardiamo in alto, so when we look up, how is it walking when we look up? Yeah, different again. So let's do one more round, horizontal. Facciamo ancora un giro orizzontali. Okay, brilliant. Move the chair out of the way a second. we're gonna let go of all these leaves that are all over us, okay? So just feel all these leaves. Sentire tutte le foglie, la lasciamo andare via tutte le foglie ora. prendiamo il bene, il buono, il nutrimento, so we bring in the nutrients and the goodness of the leaves, bring it into our bodies. Okay, so we're absorbing all of this. And then we're shaking off all the leaves. Shake off all the leaves that you don't need. Shake them off. However you feel, you need to shake them off. Come sentite che dovete scuoterle? Ok, shake the hands, scuotere le mani. Possiamo anche farlo manualmente, stacchiamo le foglie. So we're doing it manually, we're pulling off all our leaves, just dropping them. Okay, very good. So let's carry on. Let's do, I've got shoes on today as well. Okay, anyway. Facciamo un bel albero. Un bel albero, adesso senza foglie. So now we're a beautiful tree.
that doesn't have his leaves anymore. Bellissimo albero. Se avete bisogno, sempre tenete la sedia. If you need to, hold on to the chair, please. Okay? Lo sguardo avanti, so our gaze is straight ahead of us. Very good. Side bend. Facciamo un po' di sbadigli. Let's do a couple of sighs. Again. Excellent. Change sides. Come to sitting again. Sentire i piedi per terra. Feeling the feet on the floor. Feeling the spine nice and tall. Shoulders relaxed. Tongue relaxed. Spalle rilassate. Braccia rilassate. La lingua rilassata. La barba rilassata. So your beard relaxed too. Deep breath. Chiudiamo un momento gli occhi, fissiamo questo stato. So we're going to close our eyes a moment, so just fixing this state of lightness. Excellent. Piano piano apriamo gli occhi. So open our eyes. So letting go of our habit, our thought habits. Lasciamo andare via le nostre abitudini di pensieri, pensieri abitudinari. E facciamo di nuovo, andiamo giù, rilassiamoci giù. So relaxing down. Just really let go. Concentrate on relaxing the body. We can't just like let go of thoughts so easily. Non riusciamo a... Sì, si può fare, però
concentriamoci sulle sensazioni fisiche. So we're just relaxing the head here, the body, the back, shoulders, spalle, schiena, testa, rilassiamo, rilassiamo. Piano su. Allora, ho sentito una bella conferenza l'altro giorno in inglese, Jill Headley, sul cuore. Lui parlava del cuore, fa un tutto un lavoro sull'anatomia integrale. So I had a really great talk the other day by Jill Headley about our heart, and he does a whole excellent work on integrated anatomy. Voglio solo riportare alcune cose che lui diceva, che il cuore è un organo che coinvolge tutto il corpo. Si può anche pensare che il cuore è in tutto il corpo. So our heart is an organ that we can imagine that it really is embedded in the whole body. It really is a whole body organ, the heart. And è una cosa che Gil diceva, e che è una cosa che lui aveva sentito dire da Steiner, che il cuore non è una pompa. E questa cosa qua li faceva così. So something that Gil surprised him when he was researching all these things many years ago is that the heart isn't that Steiner said, I don't know, a long time ago, that the heart isn't a pump. Allora, questo pensiero del cuore non è una pompa, diceva, ma che cos'è il cuore se non è una pompa? Tutti i libri dicono che il cuore è una pompa. So he was thinking, what is a heart if it's not a pump? You know, it must be a pump. E la differenza è sottile, perché non è proprio una pompa che fa tutto il suo lavoro, è un acceleratore di flusso, è un accompagnare il flusso, perché come è sistemato il corpo c'è già un movimento. So it's an accelerator of flow in the body, the heart. So this means that it doesn't just pump it around, you know, there's already a movement in the body, and it helps it move it around. And the heart has spirals inside it, so the blood comes out spiraling. Cioè il cuore ha questa linea dentro che la fa spiralizzare fuori. E quindi il cuore è l'organo di fluire per eccellenza. Il più che noi poi fluiamo con la vita, più le cose sono morbide, meno fatica il cuore. Questo è un punto. So one point is that the heart is a flow organ for excellence. It's and the more we flow with life's energy, the more this flows, and the more we go against life, the more tightness there is, the harder it has to work, the whole system has to work. In quest'ottica, lo sentire il cuore nel tutto il corpo si sente. So we can now feel this heart in our whole bodies like this. Il cuore, noi siamo fatti per il movimento, siamo creati per il movimento. E il camminare, il movimento fa parte di questo, per aiutare il cuore a stare il meglio possibile, ma non proprio per aiutare il movimento circolatorio, così. So we're made to move as humans and as mammals. So the more we move, walking, dancing, some chair yoga,
but more movement, more dance, and the more we help our circulation, you know, the more it all collaborates better together, and the more healthy we are then, and the more energetic and the more happy we are. E più energetizzati e più contenti siamo. Volevo condividere questo con voi. I wanted to share this with you. I thought it was very interesting. It was much longer what he had to say about it. Quello che diceva lui andava molto più in profondità su questa cosa qui, sul cuore. Era veramente molto interessante, però ho estratto l'essenza per voi. But anyway, I've just extracted the essence for you. So, appreciate and gratitude for our heart that does all this work. What is it, 100,000 times a day? Apprezziamo molto il lavoro del cuore che fa qualcosa come 100,000 battiti al giorno. Non so se può essere una cosa così, tanti. Non so, adesso ho qualche dubbio, ma fa niente, tante volte batte. L'apprezziamo, lasciamo sentire il calore in tutto il corpo e basta. Quindi grazie mille, alla prossima. So thanks for coming along, and see you next time. So have an amazing day. Passate una giornata incredibile. E anche scrivete le cose, scriviamo le cose che vogliamo che lasciano andare via. Quali sono, cioè, il nostro rapporto con le cose più che le cose. So it's more our relationship to the things that needs to change rather than the things. Anyway, so ciao.